istituzione che quest'anno ricorda il millennio della sua fondazione celebra oggi, secondo l'antichissima tradizione della Chiesa romana, la stazione quaresimale, mentre inizia per tutta la Chiesa il tempo della Quaresima. La Quaresima, scriveva Paolo VI, è un periodo che ci ricorda il dovere della penitenza e che ci offre un programma di più espressiva preghiera. Come pellegrini che camminano verso la salvezza, con un impegno di rinnovamento e di riconciliazione, accostiamoci alla casa del Signore per la celebrazione dell'Eucaristia. Facciamo più fervente e più fiduciosa la preghiera, in modo speciale per l'evocazione al sacerdozio e alla vita consacrata, unendo la nostra voce a quella dei fedeli della diocesi che in questo sacro tempo pregano il Signore della Messe perché mandi operai per il raccolto. La processione penitenziale che stiamo per compiere ci invita a camminare insieme, sostenendoci vicendevolmente, guardando alla croce che ci precede e a colui che l'ha abbracciato per amore nostro. Si cammina nella certezza che Egli è risorto e che la sua Pasqua dà significato e vigore al nostro impegno. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che nelle singole chiese, pellegrine sulla terra, manifesti la Tua Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Concedi a questa Tua famiglia, raccolta intorno al suo pastore, all'inizio di questo periodo quaresimale e ricordando il nono centenario della cattedrale che è in Troia, di crescere mediante il Vangelo e l'Eucaristia nella comunione del tuo Santo Spirito, per divenire immagine autentica dell'assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza di Cristo Gesù nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mentre eseguiremo il canto dell'Etania, si avvia la processione verso la cattedrale e precisamente dopo il canto, come vi dicevo, di quelle rivolte alla Madonna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, assunta in cielo, prega. Thank you.
San Gregorio, San Poggio, Sant'Agostino, San Stasio, Sant'Atanasio, San Basilio, San Vincenzo Martire, San Martino, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, Sant'Antonio di Padova, Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, San Secondino, San Eleuterio, San Ponziano, Sant'Anastasio, Sant'Urbano, San Nicola di Bari, San Giovanni di Dio, Sant'Anzia, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Sante e Sante di Dio. Nella tua misericordia salvaci, Signore, da ogni male salvaci, Signore, da ogni peccato salvaci, Signore, dall'odio e dalla violenza dalla malvagità e dall'ingiustizia, salvaci, Signore, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per il tuo digiuno nel deserto, per la tua passione e la tua croce, per la tua morte e sepoltura, per la tua santa risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Perdona le nostre colpe, conforta e illumina la tua santa Chiesa,
proteggi il Papa, i Vescovi e tutti i ministri del Vangelo. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore, vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a rivedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Offertegli bagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangono i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità all'udibrio e all'adesione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore,
apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando dritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando non sprecate parole come i pagani, e si credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gli chiediate. Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Quaresima è tempo di penitenza, quante volte ci è stato detto. La Quaresima è tempo di esercizio delle opere penitenziali. Che cos'è intanto la penitenza cristiana? Che non ha niente a che vedere con il senso di colpa così diffuso oggi tra la nostra gente e anche nei nostri cuori. Il senso di colpa, in fondo, è un chiudersi in se stessi, quasi un arrabbiarsi con se stessi per gli errori commessi. La penitenza cristiana, la penitenza evangelica, la conversione a cui il Signore ci chiama, invece è un uscire da se stessi. Per dirla in breve, io mi accorgo, riconosco di aver peccato, cioè di essere rimasto indietro alle possibilità che il Signore mi ha dato. Vedete che il peccato è il rimanere indietro. Direbbe San Tommaso d'Aquino, il peccato è deficere a bono, mancare di bene, mancare di pienezza del bene, rimanere indietro alle effettive possibilità che la grazia di Dio mi ha donato. Mi accorgo di rimanere indietro, di essere rimasto indietro. Mi accorgo di mancare di bene e di pienezza del bene e mi tuffo. E qui il richiamo è al battesimo. La parola battesimo significa letteralmente tuffo. Quello che si fa nell'acqua, l'estate, nel mare, tuffarsi, mi tuffo nell'amore misericordioso di Dio che riempie le mie fragilità, che riempie
i miei limiti, che riempie i miei ritardi e mi rimette sulla strada della verità e della vita. Tempo di penitenza, dunque tempo di rigenerazione, di lavacro, di rinascita. O per usare un'altra immagine, la Quaresima tempo di esercizio, come un atleta si prepara ad affrontare la gara e per prepararsi si allena, così il cristiano si allena per affrontare la gara della vittoria della vita sulla morte a Pasqua. Non esiste una penitenza se non in funzione della rinascita, così come non esiste la Quaresima se non in prospettiva della Pasqua del Signore. E allora la penitenza possiamo dire come un esercizio, la penitenza come un allenamento. Si allenano gli atleti, e si allenano gli atleti giovani, perché per il Vangelo e per la vicenda cristiana non esiste la vecchiaia, ma anche a 100 anni siamo chiamati a ritrovare di anno in anno la giovinezza dello spirito, la giovinezza del cuore, l'allenamento a vivere la grande battaglia, la decisiva battaglia della vita che trionfa sulla morte. Le opere quaresimali, l'elemosina, il digiuno, la preghiera, sono qui riportate nel Vangelo all'insegna della sobrietà. Vedete, un rischio che noi sacerdoti e anche le nostre parrocchie corrono in Quaresima è quello di ingolfare di iniziative e di proposte il nostro cammino quaresimale. Tante cose che disorientano, che opprimono, che non fanno respirare l'aria di Dio. Si tratta di crescere in qualità più che in quantità. Non fate come i pagani che pregano e pensano di piegare Dio ai loro desideri a furia di parole. Non fate come i pagani, come i farisei che fanno l'elemosina per farsi vedere o digiunano per dire: guarda, io digiuno, sono così bravo. Se le opere di penitenza servono per aumentare la nostra vanagloria, forse è preferibile non farle proprio. Le opere della penitenza quaresimale servono per farci crescere in umiltà, cioè in verità. E allora quando preghi, chiudi la porta della tua camera. La tua non sia preghiera sostenuta dall'esibizionismo, né la tua elemosina, né il tuo digiuno. La tua preghiera ti aiuti a crescere nel rapporto con Dio, vero, autentico, profondo. L'elemosina ti aiuti a crescere nel rapporto con chi ha più bisogno, con chi è nel bisogno e con chi ha bisogno. Il digiuno ti aiuti non tanto ad aumentare il conto in banca, una cosa è l'avarizia che accumula, un'altra cosa è il digiuno
che per condividere quello che si è e quello che si ha. E allora la tua preghiera sia essenziale, non fatta di parole, ma nutrita dalla parola di Dio. Dunque una preghiera che richiede il silenzio del cuore, un cuore che sa ascoltare. La tua elemosina sia non solo dello spicciolo che do al mendicante che passa, ma sia l'invito ad essere condivisione. Si fa elemosina anche quando si va a trovare un ammalato. Si fa elemosina anche quando si condivide un po' del proprio tempo, o molto tempo, quel tempo che non ci basta mai, di cui pensiamo di essere i padroni, in realtà non siamo padroni di niente. Il tuo digiuno ti aiuti non solo a fare a meno del cibo costoso e raffinato, ma ti aiuti per esempio a fare a meno della televisione di cui talvolta si può essere schiavi, o addirittura del telefonino, perennemente attaccati a questo strumento che è uno strumento di comunicazione, diventa invece uno strumento e un mezzo di incomunicabilità. Quante volte capita di incontrare gente con la quale si parla e maleducatamente sta sempre a telefono e distoglie la sua attenzione. Il tempo quaresimale è tempo di condivisione, di ritrovare il rapporto con Dio nella verità della preghiera che sa accogliere ed ascoltare, di ritrovare il rapporto con gli altri nell'ascolto dell'altro, nella condivisione con l'altro, nell'incontro, nel dialogo, nel servizio vicendevole. E faccio mie le parole di San Paolo, che come parola di Dio, perché è parola di Dio, lui ha rivolto nella seconda lettera ai Corinzi e che oggi rivolge a ciascuno di noi. Sono particolarmente illuminanti, ma anche particolarmente deflagranti. In nome di Cristo, dice San Paolo, noi che siamo suoi ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che vi esorta, è Dio stesso che vi supplica. Il nostro Dio è un Dio capace di supplicare gli uomini. Lui supplica noi. Lasciatevi riconciliare con Dio. Ritrovate pace con me, dice il Signore. Ve ne supplico. Vi invito, vi esorto. Cogliete il tempo favorevole. Come un padre buono e generoso, egli accoglie coloro che si aprono alla sua visita redentrice. Al termine di questa celebrazione eucaristica daremo inizio anche al tempo giubilare, con l'indulgenza plenaria che il Santo Padre ha concesso a coloro che alle solite condizioni visitano questa cattedrale, appunto nel nono centenario della sua costruzione, della sua inaugurazione e del millennio della città. Indulgenza significa benevolenza, indulgenza significa misericordia, indulgenza significa tenerezza, indulgenza
significa perdono da parte di Dio verso gli uomini peccatori. E noi siamo tutti peccatori, tutti abbiamo bisogno di questa misericordia, di questo perdono, di questa tenerezza. Approfittiamo di questo tempo favorevole, di questi giorni di salvezza, per aprirci alla tenerezza di Dio e lasciarci invadere dal suo amore dolcissimo e forte, perché di esso abbiamo bisogno per vivere una vita umanamente degna e per vivere una vita cristianamente qualificata. Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, ascolta la nostra preghiera. Benedici queste ceneri che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che il prezioso corpo tornerà in polvere. L'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Come per la comunione, venite in fila per ricevere le ceneri. Ci sarà un sacerdote qui davanti e due allo scalino.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima. Fa che mediante le opere di carità e di penitenza vinciamo i nostri vizi e, liberi dal peccato, possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia
purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo Gesù, tuo Figlio, Salvatore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a godere la luce del tuo volto, e di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, con San Giovanni di Dio, con i nostri santi patroni e con tutti i santi, che
che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha donato il suo Spirito, ci ha resi figli di Dio. Insieme con Lui che è il Figlio, vogliamo ripetere la preghiera del Vangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Amen. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il male e i peccati del mondo. Signore,
saranno 4 ministri, uno allo scalino e 3 qui davanti al presbiterio, uno all'angolo vicino alla Madonna Assunta e l'altro vicino ai Santi Patroni e uno al centro, con ordine e in preghiera. Andiamo a ricevere Gesù.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Ed ora ascoltiamo sia il decreto di indizione del tempo giubilare per indulgenza plenaria, sia la bolla che con la quale si dà risposta appunto a questa richiesta. Possiamo anche sedere. Beatissimo Padre, Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera Troia, insieme al clero e ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, mosso da profonda gratitudine a Dio, rende noto che nell'anno 2019 ricorre il 900° anniversario dell'edificazione della Chiesa Cattedrale di Troia, sotto il titolo della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Ricolmo di fiducia, considerando gli abbondanti benefici spirituali che il Giubileo Troiano offre ai suoi fedeli, e cogliendo l'occasione del menzionato anniversario, l'eccellentissimo richiedente ha indetto speciali liturgie e celebrazioni della Parola di Dio da svolgere dal giorno 6 marzo fino al 31 agosto 2019 nella Chiesa Concattedrale Troiana e nella stessa città, di modo che venga offerta una larga opportunità a coloro che ricevono i sacramenti con la giusta preparazione e ci si stimoli a vicenda per le opere della soprannaturale carità fraterna, e per tale ragione venga promosso, rafforzato e sviluppato sia nei singoli fedeli, sia nelle varie realtà della comunità diocesana, il rinnovamento spirituale iniziato per grazia di Dio con l'anno santo della misericordia. E così, desiderando con fermezza di raggiungere tale finalità, gioverà grandemente il dono delle indulgenze che, pertanto, ha fiduciosamente richiesto, facendo leva sulla paternità e la benevolenza della santità tua e sull'entusiasmo che consoliderà in tutta la diocesi il vincolo gerarchico e filiale, sia verso la santità tua che nei confronti del proprio vescovo. Il giorno 4 febbraio 2019, la penitenzieria apostolica, dietro mandato del Sommo Pontefice, volentieri concede il Giubileo Troiano con annessa indulgenza plenaria a quei fedeli che, veramente mossi da spirito di pentimento, vorranno lucrarlo adempiendo alle solite condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recandosi a visitare la Basilica Cattedrale Troiana, e parteciperanno devotamente alle celebrazioni giubilari, o almeno sosterranno per uno spazio di tempo congruo, dedicandosi a pie meditazioni, concludendo con la preghiera del Signore, il Padre nostro, il simbolo della fede, e le invocazioni alla Beata Vergine Maria. Gli anziani, gli infermi e quanti saranno impediti a partecipare per grave motivo potranno ugualmente lucrare l'indulgenza plenaria, dopo aver detestato ogni peccato e con l'intenzione di adempiere prima possibile alle tre condizioni richieste, unendosi spiritualmente alle celebrazioni giubilari e offrendo a Dio misericordioso, per l'intercessione di Maria Santissima, le preghiere, le sofferenze e le difficoltà della propria vita, affinché l'accesso al perdono divino attraverso il potere delle chiavi della Chiesa venga conseguito più facilmente grazie alla carità pastorale. Questa penitenzieria chiede inoltre che il penitenziere diocesano, il clero della concattedrale e i sacerdoti che hanno le opportune facoltà di udire le confessioni si rendano disponibili nel tempio giubilare
con animo pronto e generoso alla celebrazione del sacramento della penitenza e provvedano ad amministrare con frequenza la Santa Comunione agli ammalati. Il presente ha validità per tutti il Giubileo Troiano, nonostante qualsiasi atto contrario. Mauro, Cardinal Piacenza, Penitenziere Maggiore. Cristoforo Nichiel, Regente. Penitenzieria Apostolica. Decreto. La Penitenzieria Apostolica, in forza delle facoltà rilasciate in maniera specialissima dal Santissimo Padre e Signore nostro in Cristo, Francesco, per divina provvidenza, Papa, benignamente concede all'Eccellentissimo e Reverendissimo Padre Monsignor Giuseppe Giuliano, Vescovo di Lucera Troia, che durante il Giubileo Troiano, in un giorno da scegliersi in base all'utilità dei fedeli, dopo la celebrazione del Divino Sacrificio, si impartisca a tutti i fedeli presenti, i quali abbiano partecipato al Sacro Rito, veramente pentiti e spinti dalla carità, la benedizione papale, con la possibilità di poter lucrare l'annessa indulgenza plenaria alle consuete condizioni, confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiere secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. I fedeli che riceveranno devotamente la benedizione papale apostolica, anche se per ragionevole motivo non siano stati fisicamente presenti al Sacro Rito, ma avranno seguito devotamente lo svolgimento della stessa celebrazione attraverso la televisione o la radio, potranno lucrare l'indulgenza plenaria a norma del diritto, nonostante qualsiasi atto contrario dato a Roma dalla sede della Penitenzieria Apostolica il giorno 4 febbraio dell'anno del Signore 2019. Mauro, Cardinal Piacenza, Penitenziere Maggiore. Christoph Nichiel, Regente. Ed ora recitiamo la preghiera di questo nono centenario e millennio, nono centenario della cattedrale e millennio della città. Fissando lo sguardo su di te, Cristo Gesù, e contemplando il tuo volto crocifisso e glorioso, conosciamo e riconosciamo il tuo amore per gli uomini e le donne del mondo intero e rendiamo testimonianza della tua misericordia per l'umanità di tutti i tempi della storia. Tu, Signore nostro Gesù Cristo, accendi e riaccendi nei nostri cuori la speranza e, nonostante le ambiguità in noi radicate, ravvivi il desiderio di una più sincera vita cristiana. Il tuo Santo Spirito rompe le chiusure dei nostri orizzonti e li spalanca gli spazi ampi ed esaltanti del Vangelo. Fissare lo sguardo su di te, o Signore, significa aprirsi al brivido dell'infinito e percorrere nell'ineffabile tuo mistero l'intero mondo degli uomini. Benedetto sei tu, Gesù di Nazaret. Tu sei il Re dell'universo, il centro del cosmo e della storia. Tu sei la luce di verità che non conosce tramonto. Tu sei la pace per gli animi inquieti ed irrequieti. Tutto è stato creato in te e per te, o Verbo eterno. Tu sei il primogenito di ogni creatura. Sei la perfetta rivelazione del Padre, sei fratello e amico degli uomini. Tu sei l'Emanuele, il Dio con noi. Tu sei la vita che trionfa sulla morte, sei il nostro Redentore e il nostro Liberatore. Ai tuoi occhi mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Noi confessiamo i nostri limiti, le nostre fragilità, eppure vogliamo celebrare i 1000 anni della città di Troia e i 900 anni della sua cattedrale. Benché peccatori, siamo eredi di un passato generoso e solenne. Di esso vogliamo rendere lode alla Trinità Santissima. Grazie, Padre onnipotente e buono, per questo millennio di glorie e anche di miserie. Grazie per il tempo che ci è concesso e per la vita che ci è dato. Il tempo è il tuo dono e dunque non ci fa paura. La vita è lo spazio offerto in cui ci alleniamo a vivere di cielo. Grazie Spirito Santo, Spirito Paraclito, per la Chiesa che ci è madre e maestra e che ci offre la compagnia della fede. Grazie per i santi che hai fatto fiorire in queste nostre case e per quelli che ci hai dato come patroni, preziosi ed amati. Ti rendiamo grazie, Signore, per i consacrati al servizio del Vangelo, che da queste contrade sono partiti nell'avventura della missione per molte località del mondo. Grazie per i presbiteri che hanno guidato questo tuo popolo lungo le strade del Regno di Dio tra gli uomini. Grazie per gli sposi cristiani che con il loro amore hanno reso visibile l'amore divino. Grazie per i giovani che ci circondano. Già solo la loro presenza, il dono della speranza nella sua permanente vitalità. Grazie, Signore Gesù, per averci dato Maria, tua mamma, come nostra mamma. Vergine Santissima, alba e primizia dei tempi nuovi, aiutaci a guardare con la sapienza della fede i secoli passati e gli anni che cominciano. Maria, stella che orienta i giorni, guida i nostri passi verso il vivente ed aiuta la nostra comunità a crescere nella fraternità e nella solidarietà. Madre amabilissima, a conclusione del primo millennio della città e dei 900 anni della sua splendida cattedrale, noi ti invochiamo e, ancora come sempre, chiediamo la tua dolce e potente protezione per l'avvenire. Madre degli inizi, ci è necessaria la tua fedeltà per imparare la fedeltà al Signore del tempo e della storia. Madre di Cristo e dell'umanità, Vergine fatta Chiesa, accompagna i nostri passi verso le frontiere di un'umanità pacificata. Maria, donna vera e forte, amica degli scartati della terra, insegnaci ad essere attenti e disponibili alle necessità dei poveri. I millenni non bastano, Signore, per dirti grazie. Il tempo ci apre allora all'eternità, di dove canteremo per sempre la lode a te, o Dio che sei magnifico nella tua provvidenza ed affascinante nella tua bellezza. Tu sei santo, Signore Dio unico, che fai cose stupende, e sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore ed umiltà, misericordia e dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Salvatore. A te, onnipotente e benevolo Dio nostro, la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E buona Pasqua.
qualcuno si aspetterebbe buona Quaresima, niente affatto. La Quaresima non ha senso senza la Pasqua. Vivremo una buona Quaresima se saremo protesi alla Pasqua del Signore. Sia quello il momento della nostra resurrezione, della vita che si rinnova, della giovinezza dello Spirito che invade il nostro cuore, le nostre comunità, la nostra Chiesa. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, eterno Padre, che nella croce del suo Figlio ha rivelato l'immensità del suo amore, vi do la sua benedizione. Amen. Cristo, che morendo sulla croce è divenuto sposo e Signore dell'umanità redenta, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Lo Spirito Santo vi faccia sperimentare la misteriosa potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Servite il Signore nella gioia. Andate in pace.